E adesso apriamo la pagina dedicata all'Epifania, tante le iniziative in Calabria nella giornata di oggi. A Catanzaro la Befana ha fatto visita ai piccoli ospiti dell'ospedale pugliese portando doni e dolciumi. A Reggio invece ha distribuito i regali ai figli dei donatori di sangue dell'Avis. Ilaria Raffaele. Epifania di solidarietà in Calabria. Protagonisti, bambini, ma anche tutti coloro che si dedicano agli altri per lavoro o per dedizione. In questo ultimo giorno di festa la Befana non dimentica gli ultimi. In mattinata arriva all'ospedale pugliese di Catanzaro. Lì, al reparto di pediatria, ci sono i piccoli pazienti. A far loro visita, insieme alla simpatica vecchietta con gli stivali tutti rotti, ci sono i poliziotti del sindacato COISP. Lanciano un messaggio di vicinanza agli ultimi, mentre i bimbi ricoverati ricevono i loro doni. Vogliamo dire quest'oggi alle nuove generazioni, ai ragazzi e ai bambini, che il poliziotto, le forze di polizia in genere, rappresentano i primi interlocutori nei momenti di difficoltà. Un appuntamento che si rinnova anche quest'anno per dare una giornata di allegria ai bimbi che soffrono per una malattia, ma che indica anche la vicinanza dello Stato a chi è in difficoltà. In un momento particolare quale questo, un periodo dove tagli a volte anche indiscriminati hanno sicuramente reso per noi operatori della sanità, insomma, la vita un po' più difficile, è bello sapere che abbiamo il conforto delle istituzioni. A Reggio, tra i palloncini dell'Avis, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, la Befana celebra i donatori. Anche qui sono i bambini a ricevere i doni dell'anziana donna, arrivata a bordo della sua scopa di saggina e disponibile a fare una foto con ciascuno. In Italia ogni giorno servono 8.000 unità di sangue, indispensabili nel primo soccorso, in chirurgia e nei trapianti. Donarlo è un gesto semplice ma importantissimo. È anche per dire grazie ai donatori che la Befana è venuta fin qui. Giuseppe Brugnano, il COISP, il sindacato indipendente di polizia, rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Befana del poliziotto e lo fa con un'iniziativa di solidarietà all'ospedale pugliese di Catanzaro. Apriamo come ogni anno qua all'ospedale pugliese di Catanzaro, nei reparti di pediatria e di chirurgia pediatrica, andando a trovare i bambini che purtroppo quest'oggi non possono festeggiare come volevano la loro Befana. Andiamo con i poliziotti, la Befana del poliziotto appunto inizia questa mattina con un gesto di vicinanza, di solidarietà a chi purtroppo quest'oggi non è a casa loro. Nel pomeriggio saremo nel quartiere Lido di Catanzaro, presso il Palagiovino, insieme alla Planet Basket di Catanzaro, che è la squadra cestistica che milita in Serie B della città di Catanzaro, per la grande festa. Quindi un messaggio di solidarietà, ma quello che volete far passare è anche un messaggio di vicinanza del poliziotto alla comunità, forse anche per mettere da parte certi luoghi comuni. Assolutamente sì, vogliamo i bambini che il poliziotto, le forze di polizia in genere rappresentano i primi interlocutori nei momenti di difficoltà. Siamo loro amici e così dobbiamo essere considerati dall'inizio dell'anno fino al 31 dicembre del 2015. Il COISP ha spesso contestato una visione sbagliata del poliziotto e anche una rappresentazione che spesso fanno anche gli organi di informazione. Sì, noi contestiamo un modo sbagliato di interpretare il poliziotto, le forze di polizia. Noi non dobbiamo essere visti come orchi bruti che si vedono tutti i giorni all'interno di manifestazioni e quant'altro, ma siamo al servizio di uno Stato, a servire lo Stato in divisa tutti i giorni, 365 giorni all'anno, senza possibilità di essere smentiti minimamente da chiunque esso sia. Per noi ha un grande significato, per noi soprattutto per i pazienti. La vicinanza della polizia al nostro reparto ormai è risaputo quanto il COSIP sia sempre al nostro fianco. Questo ormai è un appuntamento che si ripete con estrema direi precisione ogni anno e poi ancora oggi c'è questo valore aggiunto dato dalla squadra Planet che ha adottato anche lei il nostro reparto. Quindi un grazie veramente sentito alla Polizia di Stato e anche allo sport, nonché al Comune di Catanzaro, all'amministrazione comunale per la sua vicinanza. Portare l'allegria, la solidarietà nei reparti di ospedale comunque vale anche quanto le cure. Assolutamente sì, e questo ormai è provato scientificamente, ma poi è bene sentire, e soprattutto in un momento particolare quale questo, un periodo dove
tagli a volte anche indiscriminati hanno sicuramente reso per noi operatori della sanità, insomma, la vita un po' più difficile. È bello sapere che abbiamo il conforto delle istituzioni e poi anche del volontariato che ci affianca, e molto spesso il volontariato si sostituisce proprio al personale stesso. E anche quest'anno abbiamo voluto patrocinare questo evento che va nel senso di dare una vicinanza alle persone che soffrono in questo particolare momento, ma anche vicinanza alle istituzioni, alla COISP, che si spende molto per dare un messaggio di legalità, ma un messaggio di vicinanza anche ai cittadini. E quindi anche quest'anno abbiamo voluto presenziare sia stamane, dove quotidianamente siamo impegnati anche con i nostri servizi di volontariato presso questa struttura, ma anche oggi pomeriggio nel momento gioioso al Pala Giovino. Sicuramente in un giorno, diciamo, di festa, di aggregazione sia familiare che sociale, essere qui è un motivo sia di soddisfazione che di orgoglio. Vogliamo dare un piccolo contributo come mondo dello sport catanzarese a questa manifestazione. Siamo contenti che il Presidente Brugnago abbia pensato a noi in questa occasione, e quindi siamo contenti di essere qui. Thank you.
La madre.